fa ridere da 50 anni, uno come Volinsky per esempio, dovrebbe essere uno di quei paradossi che fa ridere, non una cosa che succede veramente. Un'altra cosa che succede veramente e che dovrebbe far ridere invece di succedere è la pretesa di mettere in campo una specie di guerra tra noi e loro, l'Occidente, l'Islam. Siccome l'Islam sono quasi 2 miliardi di persone, confonderlo con 4 assassini è una stupidaggine grossa. È come pensare che tutti gli occidentali, tutti noi siamo torturatori della CIA, non è vero, è una cazzata. Vi dico una cosa sola, poi chiudo. La percentuale di uomini e donne sul pianeta che non spara a nessuno, che non ordina bombardamenti, che non semina mine, che non si fa esplodere in un mercato, che non prende ostaggi e che non entra in un circo a sparare ai clown, è superiore al 99,99%. L'unica guerra di civiltà che si può concepire è quella tra chi spara e chi non spara. Quindi noi, che non abbiamo né mitra né cacciabombardieri, siamo una notevole maggioranza. Cerchiamo di vincere. Grazie Alessandro.